Massimiliano, allora oggi è il compleanno di Patti Pravo, quindi tantissimi auguri e noi la vogliamo festeggiare con una vera e propria chicca. Abbiamo un filmato che non è stato più trasmesso dal 1967. Guardiamolo insieme. Oggi qui, domani là, mi piace andare così, senza freni vado e vivo così. Yeah. Qui e là io amo la libertà. E nessuno me la toglierà mai. Diamo il buongiorno a Pino Strabioli e a Massimiliano Canè. Buongiorno. Buongiorno. Che bello buongiorno. Avervi qua. Ma per parlare di questa grande, grandissima artista, no? Bah sì, è Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo e Massimiliano Canè ne sa più di me. No, faccio non anche, è vero. E adesso ci darà qualche chicca anche sul nome. Perché è una grande artista, ma anche una grande persona, Nicoletta, è proprio una persona straordinaria. Una delle più carismatiche, sicuramente. È molto carismatica. Sicuramente. Lei diventa Patti Pravo, ma prima ancora è Gui Magenta. Gui Magenta. Sì, il primo pseudonimo era quello, si esibiva nei locali veneti con questo pseudonimo, poi invece... E poi perché ha scelto arriva di chiamarsi al Piper Patti Pravo? Nel 66 e decide di chiamarsi Patti Pravo grazie a un verso del terzo canto dantesco, guai a voi anime prave, cioè malvagie. Quindi trasgressiva già dal nome. E poi Patti era un nome che andava moltissimo. Però, no? Londra nazionale, lei arrivava da Londra. C'era Piperita Patti, no? Piperita di Charlie Brown, un po' nel 66. Sì. A Londra, aveva detto ai nonni che sarebbe andata a Londra a studiare un po' di inglese. E poi da Londra si mise su un maggiolino insieme a degli amici e il mito racconta e lei stessa conferma che arrivò a Roma e fu catapultata al Piper e quella sera al Piper c'erano Luigi Tenco, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e il mitico Crocetta che poi è stato il suo come dire produttore, suo mentore, certo, e le dice ma tu sai cantare come ti muovi, come balli, perché lei ballava il beat, no, sulla pedana e da lì nasce Patti Pravo, nasce il mito di Patti Pravo. E Renzo Arbore ha sempre detto, noi cercavamo un simbolo, cercavamo un punto di riferimento per quella generazione. E l'hanno trovato quella sera, vedi? E hanno visto questa donna, bella, unica, inconfondibile, quindi è davvero un'icona. Senti Pino, però tu sei veramente amico proprio di Patti Pravo, e ci tieni a dirlo. Beh, e com'è nella vita di tutti i giorni? Insomma, ma secondo me esistono due facce, come dire. Cioè Patti Pravo, quella che conosciamo tutti, che amiamo tutti, la grande artista, insomma, lei ha influito nel sociale, nelle mode e anche nella cultura in questa, no? Carriera che continua a stupirci. E nella vita è una donna semplice, che ama il silenzio, ama guardare il cielo, ama come molto tutti passeggiare. Gli artisti comunque sia, insomma, vive nel suo mondo. Però guardiamola insieme in questo medley, vediamo i maggiori successi di Patti Pravo. Come fosse una bambola, poi mi butti giù, come fosse una bambola. Che bella, però Massimiliano, tu ci hai portato, come dire, una chicca, la sua treccia. Sì, perché le acconciature che abbiamo visto sono tutte di Marcello Casone, il suo
parrucchiere personale, il suo stilista del capello. Questa sì, è una treccia che lei è una coda poi intrecciata, anzi me la sono fatta intrecciare che lei proprio due l'aveva mesi indossata fa. Sanremo, nel palco del Sanremo del 1984 per il suo rientro a Sanremo. Marcello Casoni pensa per lei a un'immagine, a tre immagini: il doge, la geisha giapponese e la sfinge, e quindi le crea questa treccia lunga un metro e mezzo ed entra improvvisamente nell'immaginario collettivo del costume e del Festival di Sanremo. Era per una bambola, sì, che stiamo ascoltando. L'abito esatto. Era questo abito meraviglioso di Gianni Versace che aveva fatto per lei, e il ventaglio lo ha fatto proprio Nicoletta. In questo appunto io la considero un po' un'opera d'arte vivente, Patti sì, Pravo. Sì, è vero, riesce comunque, poi riusciva a trasformarsi, no? Sì, sì, sì. In tante persone diverse, pur rimanendo comunque unica. Unica, mitica, iconica. Cioè, sì, trasformista, ma grande carisma, grande però persona. Come tutti i grandi, ovviamente, no, a un certo punto venivano anche imitati. Esatto. Però lei non gradiva tanto le imitazioni. Tanto. Vogliamo forse vederla? Poi veniva, ma e continua ad essere, certo. Se pensi anche a Virginia Raffaele, anche nell'ultimo certo, programma. Certo, ancora viene imitata. Sì. Ma è inimitabile. Inimitabile, però guardiamola. Guardiamo le imitazioni. Quest'amore non potrà finire mai, anche se il mondo sta crollando intorno a noi. Non piangerò e in qualche modo riuscirò a dirti addio. Non ce l'avamo più, non cantavamo più. Io non ti servivo più, ma più che piangere, più che evitare, sempre vedendoti, ma che cosa ti faccio? Pino, siamo in chiusura, ma cosa ne fa un'icona, no, Patti Pravo? Cioè, com'è riuscita poi alla fine a diventare quello che è? Ma perché ha seguito il suo istinto, continua a seguirlo, perché non ha mai progettato nulla, perché ha stracciato contratti milionari quando esisteva la lira, non ha mai rincorso il successo, ma ha vissuto se stessa, i suoi umori, i suoi desideri. Lei e nel è privato? Nel privato è una delle persone più libere, meno giudicanti, più accoglienti e generose che io abbia mai conosciuto. Quindi un'apertura mentale anche in quello, ma non sì, solo guarda, nella sua musica, ma anche nella sua vita. È bello, trasmette e poi trasmette. Da interprete straordinaria qual è, se pensi che dopo Mina è quella che ha venduto più dischi, sì, no? Sì, 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 Mina hanno un primato, Mina e Patti Pravo. Ah, e in tutto il mondo ha avuto un successo mondiale, La Bambola, 1968, questa canzone che... Il secondo 45 giri più venduto dopo Adriano Celentano. Quasi a 50 milioni siamo arrivati con La Bambola, e io mi è capitato di accompagnarla in tour, di stare in palcoscenico con lei, e generazioni, lei abbatte il tempo, cioè trovi dai bambini che esatto, cantano La Bambola. Lei riesce veramente a piacere un po'. Hanno a tutti, creato a tutte proprio le una generazioni. Bambola nel 2008 a 40 anni, quella bambolina lì. Eccola, a 40 anni vedi? Dalla bambola è stata realizzata. Sì, sì, sì. Buon compleanno, ma non ha età, Patti no, Pravo. Per no, una donna senza età. Vabbè, senza però tempo. Noi gli facciamo ancora tanti auguri. Speriamo insomma di vederla sempre così brillare, no? Come veramente solo lei riesce a farlo. Quindi grazie a Pino Stravioli, grazie al nostro Massimiliano Canè.